what a tutti ciurma e benvenuti da Giochirino in questo nuovissimo episodio su Layers of Fear. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vedremo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimo e per voi soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, signori e signori, dopo che la volta scorsa abbiamo appunto dato inizio a questa nuova serie grazie anche al vostro contributo, quindi grazie ancora di cuore a tutti. E che cosa abbiamo visto? Ci hanno prima introdotto tipo ad una nuova storia. Stavamo vestendo i panni di una scrittrice rinchiusa in un faro abbandonato in cerca dell'ispirazione più incredibile per scrivere un libro, così sembrerebbe. Fatto sta che poi ragazzi ci hanno riportato nei panni del pittore che già avevamo conosciuto appunto nel primo Layers of Fear, e la prima parte sembrerebbe essere praticamente uguale a quella del primo gioco. Fatto sta che adesso mi sa che arriverà la ciccia vera, perché mi sa proprio ragazzi che il gioco vero e proprio inizierà adesso. Infatti l'ultima volta ci eravamo salutati qui pronti a insomma giocare questo capitolo 1 della vita appunto tra virgolette del nostro caro pittore, e quindi ragazzi, cioè che cosa volete che ci sia da dire? Assolutamente niente, io non è che sia molto invogliata ad uscire da qui, però insomma che dettagli su dettagli, vero? Perché non ci resterà ragazzi di andare là fuori. Sì, questo l'avevamo visto già la volta scorsa, è privato, bla bla bla. So passionate, so talented, and yet they wanted to build something so ordinary. A home, a wife, a family, peaceful life, betrayal of everything that made them both artists, and yet they clung to it. Voce narrante femminile di chi sarebbe? Della moglie del pittore. Fallo come si deve stavolta, avevamo già detto che cosa dovrebbe fare come si deve, non lo sappiamo. Ma vabbè, allora, il fatto che la porta sia apparsa dal nulla e che l'altra porta si sia chiusa da sola sono solo dettagli, vero? Assolutamente sì. Questo cos'è? Non mancare. Hanno il piacere di invitarvi a celebrare il loro matrimonio sabato 9 giugno presso la cappella di St. Luke alle ore 14. Va bene, è un invito di matrimonio e lui se lo tiene stretto. Con i due artisti, noi abbiamo visto appunto ragazzi che la moglie del nostro caro pittore a quanto pare era una musicista. È permesso? C'è nessuno? Oh, oh, oh! Ci stanno troppe correnti dentro a sta casa. E ste porte se chiudono, se aprono. Quadri poco invitanti. Stimati signore e signora, siamo sinceramente entusiasti di apprendere che avete accettato la nostra umile proposta. Dopo aver discusso le date con il mio collega, riteniamo che sia il momento ideale per inaugurare la mostra. Ci occorre tempo per le preparazioni, soprattutto perché portare un pianoforte nella nostra galleria non sarà un'impresa facile. Rispettosamente Thomas Caldwell della galleria. Della galleria sarà tipo il direttore, no? Una roba simile. La vostra proposta ci ha entusiasmati. Proposta di che? Che cosa? Oh, il ritratto di Dorian Gray. C'era una citazione, se non sbaglio, inizio gioco, no? Presa da questo libro. Qua c'è altro che possiamo prendere. Just out of, appena fuori portata. This storm has been going on for weeks. Ah! Mi sono quasi strappata le corde vocali, ma poco importa. Cos'è che è fuori portata? Accidentaccio. Accidentaccio, queste cose le odio. È chiusa, è aperta, è chiusa. Oh, ma tu guarda un po', è cambiato tutto. Chi l'avrebbe mai detto? Comunque suppongo, ragazzi, che questi siano tutti. They don't understand what it takes to make a good painting. The work doesn't start with the brush. Just like family doesn't start with marriage. It starts with canvas.
Va bene, certo amico, cioè non c'è bisogno che t'arrabbi, siamo tutti disposti a comprendere le tue motivazioni da artista e da pittore. Quello che stavo dicendo prima di essere interrotta, che penso che questi quadri appesi, ragazzi, siano tutti quadri reali, suppongo. Poi io parlo da ignorante, però immagino che siano reali, come questi rumori. Canvas, tela, questo è un pezzo di tela per caso? Lui se lo tiene stretto. Ok, sì, mi sa che è parte di un quadro. Me l'ha messo lì, nell'angolino. Sì, sembrerebbe essere importante. Comunque, quello è tipo un capro. Il primo passo è il più difficile. Solitamente sì. Questo è alcol o sbratto. Cos'è I sta can't roba? remember the last time I wore these. The last time I could move freely. In che senso riuscivo a muovermi liberamente? In che senso? Lui tiene. Lui regà, questo non c'ha i tasche. Questo c'ha borse dei Mary Poppins nei pantaloni. Una roba incredibile. Comunque, sto coso visto da lontano era abbastanza inquietante. Sembrava una figura. E come al solito, permettetemi di entrare. La porta. Ah! Mi ha anticipato tipo di un nanosecondo. Stavo per dire, la porta immagino si chiuderà da sola, no? Non mi fanno manco più finire di parlare. Una cosa incredibile. Davvero incredibile. Chi è quest'uomo? Non lo sappiamo. Sti passi, non lo sappiamo. È chiuso. Il baule della mia vita. Sembrerebbe il baule della mia vita. È chiuso. Qua non posso prendere niente. Assolutamente no. Però posso aprire questo armadio. Penso che oddio. Che ci stanno pure i passaggi segreti qua? Ma che è la dimora de non so che. Oh, ma aspetta, è uguale all'altra camera, solo che è tutto un po' devastato, diciamo, eh. E tu guarda un po', due camere uguali. Mi aspettavo di vedere il quadro in rovina o robe simili, visto che è stato mandato tutto all'aria. Ah? No? Proprio niente, minchia che buio, raga, è chiusa. E quindi io, cioè di preciso, che ci dovrei fare? Ah, perché? Perché fa. Ah, ho preso una chiave. Cioè, manco ho notato che ci fosse una chiave qua sopra. Ok, cioè, ho raccolto una. E mo si è chiusa. Ma che me è stata a piave culo? Scusate, eh. Cioè, era così semplice. Ma che cazzo sta succedendo? Raga, hanno ricambiato tutto quanto. Così improvvisamente. Ah, mi hanno praticamente. Tipo, la chiave era una sorta di passaporta, stile Harry Potter. Appena la tocchi, ti riporta in un altro posto. Ma non riportate nella camera giusta. Io una visitina ad uno psichiatra, qualcuno me la farei fa, però, se fosse anche perché. Nulla di tutto ciò è assolutamente normale. E posso aprire il baule, finalmente. Now, a Oh. tiny bit to the left. Yes, Oh. just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Ok. I'm not that round. Certo, giustamente a tua moglie gli dici e curve, lei subito si fa venire la prima cosa i complessi, no? Dice che me stai a dire che so grassa, poi avrà tirato uno schiaffone e poi è andato tutto a puttane. Vabbè, comunque va bene, immagino che lui. Cioè, raga, vedete perché? Adesso comincio a ricordare perché Layers of Fear mi è piaciuto così tanto. Perché ci sono questi cambiamenti inaspettati e repentini, cioè in un attimo. E poi queste cose inquietanti. Che fine ha fatto l'uomo del quadro? C'è rimasta sua manina? Non voglio scoprire. Non voglio scoprire. Ecco, non voglio scoprire nulla. Questa ovviamente è chiusa. Never forget. Non dimenticare mai. Allora, cose del genere. Sinceramente parlando. Le vorrei dimenticare, sinceramente. E i corridoi lunghi e stretti, una delle prime cose che proprio vorrei dimenticare. Ecco.
tanto ormai è automatico, so che le porte si chiudono da sole. Belli, allora, giusto sti quadri. Regà, che pezzi di merda. Cioè, hanno messo tutti questi quadri da notare in cui i soggetti ti fissano deliberatamente. Non cominciate a fare sti scherzetti di merda, eh. Non cominciate a fare questi scherzetti di merda. Qua che è successo? C'è una falla, c'è qualcosa. Oh. No, è caduto pure il quadro. Ma siete no, regà, no. Toh! Ho trovato un altro pezzo del quadro che sto cercando di ricostruire. Ma tu guarda un po', bella sta cosa che cada il terreno dal quadro, davvero molto vivida la scena, direi. Che cazzo è successo qua dentro? Oddio, oh, Gesù! Regà, fa pulisto tappeto, costerà un rene. Voglio sapere chi è stato a fare sto macello. Oddio. Va bene, allora, l'inquietudine è palpabile, ragazzi. Non vi dico l'angoscia, non vi dico la strizza. Ah! La puta madre che ho spariò. Mo non vedo niente. No, regà. Io stavo andando semplicemente a interagire con l'oggetto che era lì nell'angolo. Non mi avete dato neanche il tempo di finire di. Non vi dico la strizza che c'ho nelle chiappe. Pare che me legga il pensiero sto cazzo del gioco. Mo c'era la luce qua un attimo fa. Le speranze sepolte non muoiono mai. Muoiono altre cose però. Credo di aver trovato la musica ratte dipinti ora. Ho intenzione di suonarla per te questa sera. La adorerai. Sì, guarda. È talmente buio, regà. Regà, non si vede un cazzo. Accidenti a voi. Siete veramente defide una grandissima, eh? Defide una grandissima. E questo non era qua un attimo fa. Guarda i pezzi di merda che fanno veramente come... Cioè, no, regà. Va bene, io vado. Allora, vedo poco e niente, vedevo di... però, ecco... Era meglio non vedere. Era meglio non vedere. Che ci devi fare con questo? E se lo tiene? Continua ad ammucchiare robaccia nelle tasche. Io non so manco se è bene tornare qua dietro o se è bene andarsene e basta. Che maledetti, regà, che maledetti. Non c'è una porta qua. Ah, ci stanno delle scale. Ok, sempre meglio, sempre meglio. È un bene che ci abbiate messo il vaso, così evitiamo di insozzare ulteriormente questa casa, che credo sia già stata abbastanza insozzata, se la vogliamo dire tutta. Allora, il caro Thomas Caldwell, ragazzi, di cui abbiamo già letto il nome prima. Ehi, perdonami per non averti scritto per un po', ma ero oberato di lavoro. Devo ammettere che la tua ultima lettera era preoccupante, per essere diplomatici. Non riesco a credere che abbia dato fuoco ai tuoi vecchi dipinti. Perché mai dovrebbe fare una cosa simile? In particolare, la signora in nero... Non era un omaggio a lei? Non so cosa consigliarti, se non di cercare l'aiuto di qualche professionista, il prima possibile, anche tu. Vedi che io l'avevo detto? L'avevo già detto! L'aiuto di un bravo specialista è quello che... serve. Dato tutto quello che è successo, sono sicuro che parlare con qualcuno ti gioverebbe. Probabilmente non hai bisogno che ti dica che l'acquirente è rimasto molto deluso dalla notizia. Gli ultimi pezzi non si vendono bene come quelli più classici. Ad ogni modo non demordere, resisti e concentrati sul tuo lavoro. So che la tua vera
carriera non è ancora esaurita. Credo in te. Il tuo amico e agente Thomas Caldwell. È bello che poi c'è scritto io non e non si legge altro. Quindi praticamente, a quanto pare, la moglie ha dato fuoco ai suoi vecchi dipinti. Beh, la cosa... Sì. Che cazzo è stato? La cosa è preoccupante, certo. E si dovrebbe capire perché l'ha fatto. Era semplicemente impazzita. E basta con questo. Sto cazzo returbante in testa. Ti spezzerà. Non puoi combatterla, ti spezzerà. What the fuck? Ah, mo cominciamo a fare sti giochetti con le porte, con i quadri e tutto il resto. I sorci mi mancavano. È quello che non può mai mancare. Oh! Che fate? Che fa? Mi dà del tempo di entrare! E su! Look closer, guarda da più vicino, guarda meglio. Cos'è che dovrei guardare meglio? Non iniziamo con sti giochetti, eh? Guarda meglio, guarda attento dietro. Ma tu guarda un po' il pezzo del quadro che sto cercando. Allora, qua c'è un cavallo. La tua abilità pittorica è cambiata nel giro di veramente basta pochissimo tempo, direi. Questo è un ratto, vediamo un po' come diventa. Ok, le cose non sembrano assumere un aspetto migliore, questo è poco ma sicuro. E questa bella volpina. No matter what we did, the fireplace just wasn't enough to warm this room. Ok, va bene. Ok, no bene, ma sono numeri? Perché questo mi sembra un 6, questo mi sembra un 9, se la vogliamo dire tutta, e questo mi sembra un 4. Poi bisogna... Don't be scared, it's just a book, Birdie. Quale dei tanti libri che sono stati scagliati in aria da non si sa che forza? Accidenti. Ah, vedi? 694, ma quale sarà l'ordine? Sarà questo in cui l'ho detto? Ma vediamo, proviamo ragazzi. 6 94, è giusto? Sì, è giusto, va bene. Siamo sicuri di voler guardare qua dentro? Perché tanto qua ogni tanta volta che si pia qualcosa succede un casino, eh? O gli dà fastidio a qualcuno? Questo è chiaro che gli dà fastidio a qualcuno, che io stia girovagando senza meta. Vabbè. Stavolta la porta non è stata chiusa. Ma dai. Siamo ancora lì? Sì. This is fine. This is good. These are great conditions. I can finish it. I can. Sì. I will. I need to. For all our sakes. For our family. Ma ubriaco? Per caso? For our family? Or just for you? Go on. Tip the scales. Quindi a quanto pare ci sono state discussioni poco piacevoli. Fa attenzione, non puoi combatterla. Bene, ma non benissimo, come al solito. Vero? Assolutamente sì. Non puoi combatterla. Che significa? Dai, continua a buttare oggetti per terra, eh. Mannaggia la miseria, mannaggia ragazzi. Non c'è nulla qui. Posso? Permesso? Che colore dovrei scegliere? Se dovessi essere sincera, fanno un po' cacare tutti e due. Se proprio dovessi essere sincera. Ma sembrerebbe tu abbia già scelto il verde, quindi non capisco perché. Perché chiedermelo. Cominciamo sti giochetti? Le mura che si restringono. The green of her eyes, the red of my paint. Ok, aveva gli occhi verdi. Va bene. Il rosso della mia vernice, sei sicuro che sia vernice? Siamo sicuri, sicuri, sicuri. Perché c'è una bilancia qua? Gesù, Gesù. Regà.
Ok, il verde dei suoi occhi è già cambiato tutto, la accidentaccia. Aspetta, dovevo scegliere, perché di là c'era un'altra parte di stanza, regà, dove c'era del rosso. Quindi io inavvertitamente, senza volerlo, ho scelto questo. Ok, spero che non mi pentirò di questa scelta fatta così completamente a caso. La foto del matrimonio tutta distrutta. Ok, ho scelto il verde dei suoi occhi. Dovrebbe essere positivo, no? De regola, ho scelto lei invece della vernice. È che scherziamo. Sogni senza forma. Sogni informi, è meglio, meglio. Io non ce la posso fare. E dai, continua da chiudere. Chi è? Che succede? Non so se voglio saperlo. I had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me, embraced me, loved me, as he once did. But we both know that while I dreamed my silly little dream, it was you. It was you he really lusted for. Percepisco del risentimento? Sembrerebbe di sì, ragazzi. Io chiedo scusa per qualsiasi cosa io abbia mai fatto. Cioè, riunisciti al tuo partner, ricostruisci la tua relazione, riscopri la gioia del matrimonio, ravviva la fiamma. Non temere, non sei solo. Relazioni perfette possono sembrare splendide sul grande schermo, ma il resto di noi mortali deve affrontare la cruda verità. Nessuno è perfetto. E sai una cosa? Beh, è normale. Molte coppie di innamorati hanno problemi di vita quotidiana nella loro relazione. Ciò non le rende meno speciali. Serve solo un po' di lavoro e noi siamo qui per aiutare. I nostri consulenti, tutti validi esperti nel loro campo, ti aiuteranno a identificare la fonte dei tuoi problemi ed affrontarli con i tuoi tempi, sia che si tratti di un semplice problema di comunicazione, problemi di soldi o di personalità contrastanti, che lì c'è sta niente da fa. Scusate, esperti di sta ceppa, ma c'è sta niente da fa. Dove c'è un problema c'è sempre una soluzione, e ricorda, non è mai troppo tardi. Quindi fammi capire, hanno pensato anche di rivolgersi a questa agenzia per provare a rimettere a posto il matrimonio. Il passato è una catena. Il passato bisogna sì non dimenticarlo a volte, ma comunque lasciarselo alle spalle. Hakuna Matata, no? Tesoro, credo che dovremmo mettere la toccata qui. La gente non riuscirà a concentrarsi su nient'altro che la tua musica. È un'occasione dedicata alla nostra famiglia, dopo tutto. A tutti e due. Sono sicuro che Thomas sarebbe d'accordo con me. Quindi questo è un messaggio di lui a lei, suppongo. Sì, perché la tua musica ovviamente era lei che suonava. E continua a prendere. E smettetela. Ancora, ti spezzerà. Ti spezzerà. Qualcosa dentro di me mi sa che già sei spezzato, però, Va bene, andiamo. Andiamo. Nonostante tutto, io vo. La porta si chiude da... Ormai... Non devo manco pensarlo, ragazzi. Questa stanza è molto ampia. Non mi ispira tanta fiducia, se devo essere sincera. Il pianto in sottofondo continua, imperterrito. Vabbè, comunque, a parte tutto, questa statua è stata decapitata senza la minima remora. Qua, cioè, ci mancano due pezzi, per completare la tela. Ma posso fare qualcosa qua? Che cazzo è stato? Aspetta, questo c'era prima? No, qua non c'è nulla, ragazzi. Allora, vedete perché... Ma perché qua sembra che il quadro ci sia, da dietro sembra che ci sia, ma poi te giri e non c'è. Genialata pure questa, ragazzi. Non c'è niente. Sembrerebbe inutile questa camera. Però mai dire mai, non si può mai sapere. Posso tornare indietro? Ah... No, non posso. Va bene, vedrò cosa posso fare. Regà, c'era questa cornice qua un attimo fa. A me, cioè, sto gioco mi sta confondendo. Non poco. È davvero, è per questo che comunque sto gioco poi è così... Ah, ecco, vedi? Questa non c'è...
No, vabbè, stupendo. È stupendo tutto ciò. Fatemi entrare. Fatemi entrare. Mi serve la porta. Oh. No, vabbè, raga, è spettacolare tutto ciò. Spettacolare. Mi pentirò sicuramente di entrare questa porta, però... Almeno ho... Ah, è chiusa. È chiusa. Quindi che dobbiamo provare a vedere, ragazzi, se c'è qualcosa di diverso attraverso queste tele. Che poi in effetti ste tele manco ci stanno, se proprio la vogliamo dire tutta. È davvero molto interessante questa cosa. Cioè, nel senso che ci siano sti cambiamenti incredibili. Ah, qua c'è un'altra tela, vedete? Cioè, qui c'è, ecco, quest'altra cornice. Immagino che adesso ci sarà la testa. Ah, no, non c'è proprio la statua. C'è o non c'è? C'è o non c'è? Non c'è? Non c'è? Ah! Ah! Will this storm ever run out of rain? Ok, sono tutti quadri, ragazzi, con tipo il mare, con l'acqua, che meraviglia! Questi sei dettagli che ci piacciono, eh? Eh sì, bellissimo, raga, sta cosa che attraverso le cornici cambi la, cioè, l'ambiente. Spettacolare. Andiamo, sì. Oddio, non ce la posso fare. Non ce la posso fare, grazie. È una comodità questa che si chiude la porta da sola, eh? Questa, dobbiamo dire. 23 maggio. Come possono due persone che una volta si amavano alla follia e così profondamente allontanarsi così tanto? Mio marito ormai mi parla appena. Striscia solo dentro e fuori dal suo studio, lavorando ossessivamente un dipinto non riuscito dietro l'altro. Non dorme nemmeno più con me. Posso dire che è disgustato da me. Lo sguardo che mi ha rivolto l'altro giorno. Quel patetico e fastidioso sguardo. Una combinazione di vergogna, colpevolezza e repulsione. Mi ha fatto capire che sono diventato un mostro agli occhi di mio marito. È un qualcosa che nessuno donna vorrebbe mai provare. E da brava moglie, quale sono ancora, ho deciso di realizzare la fantasia di mio marito. Se mi considero un mostro, starò al gioco. Allora, questo biglietto è di una tristezza devastante, ragazzi, perché a quanto pare lei dice: sono diventato un mostro. Avevamo letto un articolo che riguardava un incendio, c'era una protesi, quindi lei evidentemente è rimasta coinvolta in questo incendio. Probabilmente questo incendio l'aveva sfigurata. Ed è terrificante il fatto, insomma, che un marito, ragazzi, poi inizi ad essere appunto disgustato da quella che, insomma, sua moglie, che comunque dovrebbe continuare ad amare nonostante tutto. Non è una cosa sicuramente facile, ma immaginatevi i sentimenti di questa povera donna, ragazzi. Una cosa terribile. Ok, il penultimo pezzo del quadro, ragazzi, l'abbiamo trovato. Qua non c'è altro. Che cazzo è? Ah, le improntine. Oh. Le improntine di bagnato che conducono giusto qua. A me mi serve l'ultimo pezzo, però, siate un attimo ragionevoli. E calla. Se ci sono cose che odio, ragazzi, nei giochi horror, e lo sapete, mi ripeto sempre, sono proprio queste. I corridoi interminabili. Watch him drown. Io non voglio vedere nessuno annegare, scusate, ma... non è il caso, insomma. Cari signore e signora, scriviamo la presente per chiedervi con gentilezza, ma al contempo con fermezza, di abbassare il tono della voce durante la notte. I vostri problemi coniugali, sebbene spiacevoli, sono faccende private e tali dovrebbero rimanere. Non sono certo in interesse nostro, in particolar modo dei nostri figli. Per favore, tenete in considerazione che non tutti sono artisti freelance. Alcuni di noi devono svegliarsi presto per andare a lavorare. Dobbiamo poter dormire. Per tale ragione, se le cose dovessero continuare in questo modo, saremmo costretti a chiamare la polizia. Cordiali saluti, i vostri vicini frustrati. Quindi, a quanto pare, ragazzi, avevano anche delle liti furibonde. E i vicini, ormai, regà, cioè, dovevano urlare veramente forte. Che è successo qua? La mia casa è il mio castello, rinchiusa tra le sue mura sono al sicuro. La scritta tutta terrificante. E per carità, se ci stanno le catene, un motivo ci sarà. Vado, eh. E gli insetti pure no.
Ne prego, fatemi entrare, grazie. Permesso, con un po' più di gentilezza però, chiude sta cazzo le porte. Mamma mia, regà. Terribile, terribile. Cioè, è una storia comunque tristissima, tristissima, perché questi due a quanto pare, regà, quando si erano sposati, si amavano tantissimo. È uguale a quest'altra camera. Girando in cerchio. Me ne sono accorta, infatti, che sono entrata in una camera uguale, identica e spiccicata a quella di un attimo fa. Mi toccherà un'altra volta, immagino, vero? Quante... Going in circles, sempre, sempre, sempre. Sì, 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 sì. Devo continuare. Per quanto ancora me volete far girare, le scritte diventano sempre più grandi. Che meraviglia. Questa... Ah, la raccolgo perché sì. Una bottiglia di non so che. Va bene. Questa... Ah, ho cambiato. Aspetta, e quale devo prendere? Scusa. Vabbè, prendiamo questa, raga, che c'è i fiori, che c'ha le cose, un pochettino più femminile. Magari fa piacere a qualcuno che io abbia preso questa, no? Ah, ma dà sempre la scelta. Raga, da notare, qua c'è il rosso e qua c'è il verde. Che è sto rumore? Quindi, cioè, ma ci sta spingendo a scegliere sempre o robe simili? Perché qua c'è il verde e là c'è il rosso. Oh, io scelgo il verde. Ho iniziato col verde e finirò col verde, scusate, Cioè, mi pare ovvio, non voglio cambiare niente. Ehi! Che c'è? Che c'è? Non va bene? Non va bene, non basta che ho scelto il verde. Niente, altre foto distrutte. Non va bene. Oh, come fai e fai sbagli, Dio santissimo. Cioè, raga, io devo sapere un attimino come mi devo comportare. Che cazzo. A parte qua dentro non si vede una mazza, non vedo niente. Veramente niente. Non c'è un modo per accendere una luce, qualcosa. Una candela. Mi dispiace per ieri, avevi ragione, esagerato. È solo che non lo faccio per me, lo faccio per lei. Tutto quello che faccio, lo faccio pensando a lei. Ho sempre creduto che in questo mondo pieno di imperfezioni valga la pena battersi per ottenere la perfezione. Ecco, ora sembro mio padre. Comunque prometto che lavorerò sul mio carattere. A dopo, ti amo. Allora, sto notando che per esempio questi biglietti, ragazzi, scritti da lui, hanno questo colore rosso, sempre. E quindi il rosso è il suo colore, infatti il colore è la sua vernice, il verde è il colore di lei, il verde dei suoi occhi. Quindi dovremo tenere a mente questa cosa. Ho sempre sentito come se non fosse la mia mano che scrive le lettere quando usano. Allora sei pazzo, amico. Cioè, le scrivevi tu o non le scrivevi tu? O io non vedo. No, dovete far accendere la luce, scusate, Forse me ne pentirò, ma meglio così perché, cioè, il buio totale non... No, anche no, cioè, non mi ispira. Sti poveri pesci! Oddio, fra gli insetti e tutto il resto, caduto tutto dal quadro. Bello interessante sta cosa. Sto dettaglio, ragazzi, sti dettagli, anzi, sono belli, mi piacciono. Quindi qua non c'è niente, là non c'è niente, ci manca l'ultimo pezzo, ricordiamoci, del quadro, Cosa abbiamo qua sotto? Ci tocca andare qua sotto. Ma dai. Passiamo attraverso i camini. Sì, e vai. Eccoci qua. Ah, sempre un bel macello, questa vernice. Un tempo un grande artista, il nuovo dipinto di rifiutato dalle gallerie. Ciò di cui siamo stati testimoni oggi, sebbene non sia di alcun valore in termini artistici, potrebbe essere un inestimabile caso di studio per gli psicologi. Queste dure parole provengono da niente meno che Jason Hughes. Il famoso critico è stato uno tra i primi ad apprezzare le opere di e le sue lodi hanno contribuito in passato al suo primo spettacolare successo. Quando gli è stato chiesto se ci fosse bisogno di queste brutali critiche, soprattutto alla luce dei recenti tragici eventi, Hughes ha replicato da critico: non ci fanno finire da legge. Mannaggia, mi stavo appassionando. Vedi un po' te. Non le potete mettere così ste teste di cervo, però, Ho l'ultimo pezzo. Tu guarda un po'. Ho trovato l'ultimo pezzo di qui. Ui, giriamo il mondo. Sì. Va bene. E che non so mai cosa aspettarmi, ragazzi, sinceramente. Quindi è il bello di questo gioco, forse è proprio questo, che sei in costante tensione. Cioè, non sai mai cosa può capitare. Arti congiunte in un'unione perfetta. Colto un'inaspettata vena di sperimentazione, il quadro dei suoi sforzi solitamente conservativi, Thomas Caldo è l'ospitato dell'inaugurazione di una mostra straordinaria nella sua galleria. Questo è un grande giorno per me e per mia moglie, ha detto nel discorso di apertura. Per noi non si tratta di una semplice mostra, è come vogliamo
vivere la nostra vita. La musica di Aha accompagna i miei dipinti proprio come le accompagnerà a me nel futuro, se si è visto voi, eh. Si vocifera che dopo la mostra sia stato stipulato una sorta di accordo tra Thomas Caldwell e Aha. Quindi praticamente facevano gli artisti insieme, diciamo così. Lei suonava alle mostre dei quadri del marito. Ok. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, l'opera d'arte. Ah. Will you marry me? E quando le ha fatto la proposta? Peccato che poi sia andato tutto a puttane. Triste, 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 tristissima. Vabbè. Va bene, andiamo. Ah, vado, vado. Have a responsibility. Finish it. Fa attenzione. Ti spaccherà, ti romperà, ti spezzerà, così dicevo. Certo, se mi butta uno di sti mobili addosso è sicuramente... She's close, stay away. È vicina, fa attenzione e stai lontano. Io vorrei solo andarmene, davvero. Non vorrei altro, eh? Cos'è? Cos'è? Le scritte mi hanno avvisato, eh. Io corro. Io me ne so ita. Anyone can paint on a linen canvas. I am not anyone. È chiusa a chiave, eh? Ditemi le sive, prego. Raga, io non ce la faccio. Cioè, questo era lo sgabuzzino della cucina. Chi se l'aspettava di riuscire dalla cucina? Tra l'altro qua è tutto marcio, si è creato addirittura... Che è... Oh! Basta, basta! Ah! Dio miseria, raga. Vi ricordate nella lista della spesa ci stavano tipo 10 quintali di mele? Ecco qua che fine hanno fatto le tue mele. Rancide, marce. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact. And then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Ah sì? Cioè, dovrebbe fare l'effetto opposto, l'alcol si sente te fa imbriagare, no? Però giustamente lui non è artista qualunque, cioè lui non può dipingere sul lino come qualsiasi Cristo di pittore. E basta, 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 basta. Basta, che è stato abbastanza, Cristo. Immagino per tornare al mio studio, giusto? Giusto? Non si affronta, raga, non si affronta. Trionfo di un artista, l'apertura della galleria lascia a bocca aperta i critici. Ah, questo l'avevamo già letto, il nuovo Caravaggio. Minchia, Caravaggio. Non si affronta, raga. Proviamo ad entrare nello studio, vediamo che succede, va. Quindi, ho trovato quello che devo trovare, sto pezzetto di qualcosa, no? Che purtroppo credo di aver capito che schifo è. Ah, questi sono tipo collezionabili. Sì, 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 sì. Queste sono cose che abbiamo trovato fino ad ora. Io ce l'ho il pezzetto di qualcosa. Past catches on. Il passato ritorna. Sì. Ritorna sempre. Vabbè, vediamo che succede, dai. Ok, va stato un colpo solo il pennello e quasi apre. Ok, il rasoio infatti l'avevamo trovato. Io pensavo ci fosse un pezzetto. Eccolo là. Sì, sì, sì. Sì, questa storia già l'ho sentita. Il fatto della tela, che non volessi il lino e che hai cercato una cosa tagliente come un rasoio, quindi è stato proprio il rasoio, poi staccato la pelle, tutto... Tutto bellissimo, davvero bellissimo. Allora ragazzi, direi che ogni volta potremo salutarci qui, davanti ai quadri del nostro favoloso artista. Che dire, signori? Questo Layers of Fear non fa altro che riconfermare i ricordi, no? Che io ho del primo Layers of Fear, cioè un gioco horror fatto
fatto davvero bene e siamo solo all'inizio, perché è, cioè ragazzi, capacissimo di lasciarti costantemente con l'angoscia, ti lascia sempre col fiato sospeso e ti lascia sempre con quella paura che improvvisamente possa succedere qualcosa. E non è semplice, non è semplice, raga, fare ottimi giochi horror, così come per i film, è la stessa identica cosa, perché un buon gioco horror non si deve basare solo sugli spaventi, ma sull'atmosfera in primis. E Layers of Fear ce l'ha, ragazzi, fatta a regola d'arte. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.